Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dall'intro, oggi un video un pochino diverso dal solito. Perché? Perché ho compiuto gli anni, ma soprattutto perché ho compiuto quegli anni che fanno la differenza. Sì, quando si raggiunge il mezzo secolo di vita, cioè i miei primi 50 anni. In quel video che avete visto nell'intro avevo circa un anno e mezzo e adesso sì, ne ho 50. Quindi in mezzo è passato veramente di tutto ed è una di quelle cose che ti fa tanto pensare che quando arrivi a compiere mezzo secolo di vita comunque fai un'analisi di tutto quello che hai passato e di tutto quello che hai vissuto, ed è qua che entrano in gioco loro. Sì, perché comunque il 2 dicembre io ho fatto gli anni e siamo andati a festeggiare. E ragazzi, è stato un compleanno pazzesco. Chi mi segue su Instagram ha visto un sacco di storie inerenti, anzi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram se già non lo state facendo. Perché? Perché uno, siamo andati a festeggiare in un locale pazzesco perché è tutto un pub inerente al mondo di Harry Potter, e già lì tanta roba, è stato veramente fantastico, compresa la torta ovviamente uguale a quella che Hagrid aveva portato ad Harry quando ha compiuto gli anni, ma soprattutto i regali che sono qua sotto, perché oltre a essere il genere che mi piace, quindi chi mi conosce mi ha regalato veramente le cose che mi piacciono e sa cosa mi piace, ma soprattutto oltre a essere le cose che mi piacciono a livello di tipologia, sono anche cose iconiche di quello che sono stati questi 50 anni, quindi tutte cose che riguardano appunto quella parte di vita che veramente ci siamo trascinati fino ad oggi, perché tuttora questi soggetti sono comunque qua nel nostro cervello anche dopo un mezzo secolo di vita. Ovviamente tutto quello che sono stati i regali fatti appunto dai miei familiari sono stati coordinati da mia moglie, che ringrazio tantissimo, quindi grazie Erika, perché veramente ha coordinato il tutto per crearmi un compleanno pazzesco. Quindi direi di non perdere altro tempo e vediamo cosa c'è sotto questo bellissimo sacco blu. E voilà ragazzi, tanta roba, non solo dal punto di vista degli oggetti in sé, ma di cosa comunque rappresentano diciamo questi soggetti all'interno di uno che è nato negli anni 70. È davvero tanta roba appunto il percorso che c'è all'interno di tutto questo, perché ragazzi qua partiamo da Goldrek Uforobo, un action figure pazzesca, perché chi è cresciuto negli anni 70 sa cos'è questo cartone animato, sa cos'era guardare questo cartone animato, il primo cartone animato di robot arrivato in Italia praticamente, che veniva trasmesso addirittura sulla Rai, quindi questo di per sé è già pazzesco. Infatti vedete, non l'ho ancora aperto, ma adesso lo andremo ad aprire, andremo ad assemblare il robot sulla navicella, e qui alla barda spaziale tanta roba, mi avete capito, magari non tutti ma tanti di voi sicuramente sì. Quindi io direi che possiamo andare ad aprirlo, quindi taglierino, ci siamo. Ragazzi, sono non emozionato di più, un bambino, 50 anni, ma un bambino, e bisogna rimanere bambini secondo me, bisogna assolutamente. Wow, ci siamo. Sono non emozionato, sono allo stadio successivo e mi sudano le mani. Via il primo strato. Ecco qua Goldrake, iniziamo ad appoggiarlo qua. La navicella spaziale, quella in cui lui si inseriva per volare, perché comunque lui senza di questa non poteva volare. No ragazzi, l'alabarda spaziale. Questa che dovrebbe essere la base di supporto, le due ali che erano installate sulla navicella, e qua abbiamo altri due pezzi, vediamo se riusciamo a tirarli fuori, sono incastratissimi. Abbiamo qua tutti i componenti che vanno ad assemblare Goldrake. Allora, qua abbiamo i punti dove possiamo andare a fissare Goldrake, se lo vogliamo fissare sulla navicella spaziale. Però prima direi che dobbiamo andare a montare le sue ali, da dove partivano i dischi rotanti, perché comunque anche queste erano delle armi. Poi abbiamo la base d'appoggio e qua abbiamo Goldrake e la sua alabarda spaziale, che era una delle armi preferite di Goldrake, anche una delle mie. No vabbè ragazzi, vabbè,
fantastico, fantastico, pazzesco, pazzesco. E questi sono i piedi di ricambio, c'è la doppia possibilità di metterlo in questo modo con la navicella spaziale indipendente, o altrimenti andando a cambiare i piedi, che vedete hanno questo innesto che va ad innestarsi appunto per stare in piedi sul suo disco volante. Ecco, sono dei tappini di plastica bianchi. Tiriamo il secondo piede. Anche questa cosa troppo bella, la possibilità di averlo sia in piedi da solo che sul suo disco volante. Quindi andiamo ad inserirlo, vediamo. Wow, bellissimo, bellissimo. Adesso andrà ovviamente su questi ripiani, adesso andremo a fare poi un aggiornamento, perché comunque è come fai a non metterlo qua questo, tanta tanta roba. Qua c'era già Mazinga, adesso c'è anche Goldrake. Allora andiamo intanto ad appoggiarlo qua. Qua invece è gli anni più belli probabilmente per chi ha 50 anni, cioè gli anni 80, e non poteva che essere, ragazzi, Ritorno al Futuro. Abbiamo la macchina della Lego, uno dei Lego Icons. Come sapete, la Lego ha queste serie che si chiamano Icons, dove vengono rilasciati questi prodotti super dettagliati in ogni particolare. Sono 1872 pezzi per questa macchina, ragazzi, pazzesca, che chi non conosce la DeLorean di Ritorno al Futuro, che ha fatto storia anche nelle generazioni seguenti a chi l'ha vissuto realmente in prima persona, quando veramente sono stati lanciati questi film, ma anche tuttora, anche mia figlia li ha guardati, che ha 8 anni, perché sono pazzeschi, e si ha la possibilità di scegliere quale versione fare della macchina, cioè la versione, diciamo, classica del primo, la versione del 2 quando diciamo la DeLorean poteva volare, o la versione del 3 quando erano nel Far West, e quindi con le ruote e i cerchioni classici che si erano visti appunto in quella versione, con i cerchioni e le ruote degli anni 50 prima di finire nel Far West. Quindi, ragazzi, assurda, assurda. E poi abbiamo anche il dettaglio del flusso canalizzatore che va ad illuminarsi. Comunque è una macchina che non dovrebbe venire tanto grande, più o meno di queste dimensioni, ma sono 1872 pezzi. Questo vi fa capire appunto che dettaglio c'è all'interno di questa costruzione Lego, appunto della serie Icons. E poi già il fatto che è un 18 più di età fa capire la difficoltà anche di assemblaggio per appunto tutti questi dettagli. E poi ovviamente, ragazzi, guardate qua, coordinate alla macchina, due Funko, ma due Funko appunto di Ritorno al Futuro. Ovviamente abbiamo Marty McFly nel suo abbigliamento classico del primo Ritorno al Futuro, quando ha il piumino rosso e le Nike bianche col baffo rosso e il giubbetto di jeans sotto al piumino. E qua invece abbiamo il Dr. Brown, o Doc, nella versione di Ritorno al Futuro 2, dove aveva questa sorta di occhiali che poi alla fine probabilmente non si vedeva niente perché erano una lastra di alluminio. Quindi questo è stato appunto un video dedicato a questo, perché è bello quando chi ti vuole bene ti conosce e ti regala quello che ti piace, perché conosce i tuoi gusti, conosce le tue passioni, conosce tutto questo, e in più, mettendoci all'interno appunto di queste passioni, che potevano essere comunque i Lego, potevano essere le action figure, perché comunque vedete qua, potevano essere i Funko, ma con questi soggetti. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui ho cercato di trasmettervi le emozioni che ho vissuto nel compiere i miei primi 50 anni, questo mezzo secolo di vita che fa paura per tanti aspetti, ma allo stesso tempo è bello da rivivere dal primo anno ad oggi tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che ci ha segnato in questi anni. Quindi se questo mio video in cui vi ho portato tutte le mie emozioni e dei miei regali inerenti ai miei primi 50 anni vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler. Quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!